Abbiamo il piacere di intervistare Augusto Binelli del Bignami Anzola Basket. Gus, l'ultimo turno, visto la sconfitta del Bignami in casa contro Legnano. La sconfitta si può giustificare solo dall'ottima percentuale al tiro di Legnano e dall'assenza dopo pochi minuti caso infortunio di Ruggeri, o c'è dell'altro? Ma dell'altro non credo. La situazione secondo me è stata che l'infortunio Max ha giocato un brutto scherzo da parte nostra. Gli avversari erano carichi, ha cominciato a far tirare molto bene da 3, da 2 ha fatto preso sbaglio ottimo e noi abbiamo morato un pochettino in difesa. Morando in difesa loro non hanno abbassato quelle percentuali al tiro, che di solito riusciamo a fare in altre partite. La lettura della partita è stata quella, difesa nostra un po' non mentalmente pronta. L'ultimo turno stagionale vi vede impegnati in trasferta a Saronno, sconfitta tra l'altro all'andata per 74-62. Saronno che probabilmente non ha neanche più niente da chiedere alla classifica in quanto tredicesima, si deve accontentare dei play-out. Sabato sera, che partite ti aspetti? Partita sempre, secondo me, dura, perché probabilmente non ci sarà Max per la nostra parte. Loro e la squadra, anche se come vedo te, sono penultimi in classifica, vogliono fare la loro bella figura, giocando contro noi, siamo in seconda in classifica, perciò si tratta di modi per questa figura in casa loro. Perciò sarà molto dura, e noi dobbiamo andare con la mentalità che abbiamo avuto nell'ultimo trasferto. Concentrati, solo in difesa, dare subito la sinalizia, la segnale che noi vogliamo portare a casa questa partita e loro per un caso non ci scioglieranno. Ecco, per fare questo, sabato sera chi dovrete limitare maggiormente per arrivare alla vittoria che vi permetterà di avere e arrivare al secondo posto matematico? Ma sicuramente loro, la più rilevante è De Piccoli, riuscendo a fermare lui, come siamo quasi riusciti, siamo già riusciti, non mi ricordo, qui in casa è stato un passo avanti per la vittoria. Ok, quindi in vista dell'ultimo turno potrete arrivare secondo e terzo in base al risultato della partita con Saronno e del match di Castrocaro Faenza che vi segue a 2 punti. L'incrocio ora sarebbe con la settima Varese che però vi ha sconfitto sia l'andata che al ritorno in campionato. La temete? Sperate di incontrare qualcun altro? E se c'è qualche squadra che temete maggiormente ai playoff? No, guarda, come l'ha detto io, come poi compagni anche ai playoff non devi temere nessuno, che ti si trova ad andare in finale, cercare di salire, chi ti viene nello scontro di giocata, poi se sono in quel momento lì, playoff puoi arrivare stanco, arrivare più motivato o meno motivato, te la giochi, e vanno avanti solo le squadre che arrivano motivate al 100%. Cioè per me giocare o con Varese o con Como, un altro, con Monza, non c'è niente di differente. Una domanda personale, quest'estate a 43 anni hai fatto la scelta di venire qui ad Anzola, cosa ti ha spinto e perché? Mi ha spinto perché la voglia di giocare c'era ancora, perché l'anno scorso ho finito al centro, sono andata al centro del movimento diritto, avevo ancora voglia di giocare, non volevo smettere così con la squadra che fa il diritto. Mi sono andata sotto Anzola, vicino a casa, non avevo avuto l'opportunità, anche oltre che giocare, di aiutare gli attori ad arrivare ai bambini. Però ho fatto la scelta subito, perché mi hanno detto di sì, se ero interessato, gli ho dato subito una risposta. Ecco, fra pochi mesi ci sarà di nuovo un'altra scelta da decidere a 44 anni. Il tuo futuro l'hai già pensato adesso o farai la tua scelta solo al termine dei playoff, insomma? Ma adesso sto già pensando da un mese da questa parte, però non dico nulla perché non dico nulla. La voglia di continuare a giocare, la voglia è quella. Però bisogna vedere anche tirare le somme a fine campionato, fisicamente come sto, tutto, le cose positive. Sono più positive che negative, se no avrei già smesso da anni, però probabilmente vorrei continuare a giocare. Va bene, grazie mille, ciao e in bocca al lupo. Alla prossima.